signora, si sente bene? Certo che mi sento bene. Che cosa vuole? Sa che cosa è successo? Adesso non si può più passeggiare. Che cosa vuole? Mi lasci stare, è impazzito. Come si chiama? Se lo ricorda il suo nome? Sembra che sia tutto a posto. Ci resta soltanto un questionario che dobbiamo compilare insieme. Vediamo un po'. Ricorda qualcosa? No, mi dispiace. Sa di aver avuto un incidente che l'ha fatta uscire fuori strada con la macchina? Ormai è successo 3 giorni fa. Per caso ricorda dove stava andando? Forse volevo andare al mare. La maggior parte delle persone coinvolte in incidenti subisce un'amnesia retrograda che cancella l'incidente e gli avvenimenti accaduti un paio di ore prima. Ma lei crede che per me sia differente? Un'amnesia globale transitoria è qualcosa di diverso. Colpisce quasi ogni contenuto della memoria. Però io riesco a pensare e a parlare e per farlo serve la memoria. Quale primo ministro voleva la Norvegia nell'Unione Europea? Gro Harlem Brundtland. E lei chi è? L'auto con cui ho avuto l'incidente è a chi era intestata. Questa non è una cosa importante. Aveva con sé i documenti e anche quelli non sarebbero stati necessari. Lei è Brigitta Nielebeck. Fino a un anno fa era una delle donne di maggior successo dell'intera Norvegia. E poi? Poi ha smesso di lavorare. La versione ufficiale fu che si voleva dedicare ad altro. Sembra una dichiarazione fatta alla stampa. E infatti di questo si tratta. Sì, arrivederci. Allora? Suo marito è in Sudafrica per motivi di lavoro. Ma mi hanno appena promesso che lo avviseranno. Qual è il problema? Esistono quegli aggeggi chiamati telefonini. A proposito, dov'è il mio? Innanzitutto, suo marito non è affatto una persona qualunque, ma l'uomo che ha costruito il museo e gran parte della città di Oslo. Secondo, i due sono separati e terzo, i suoi collaboratori, dicendomi che lo contatteranno, intendono dire che io sono solo una stupida segretaria. Capisco. E poi? Chi altro c'è? A quanto pare nessuno. Sembra vivesse totalmente isolata. Ma esiste una figlia, Marie Nielebeck, di 16 anni. E perché non è ancora venuta? Perché Maria è in affidamento. Ma comunque è stata informata, giusto? L'ufficio assistenza minorile di Oslo sta verificando se, date le circostanze molto particolari, possiamo avere il numero di telefono delle persone a cui Maria è stata data in affidamento. E allora? Yeah.
Pronto? Ciao! Non c'è nulla di più bello che interrompere il lavoro per baciare la propria donna. Che cosa c'è? Ma è fuori pericolo adesso? Sì, adesso sì. Cosa dice la psichiatra? Lei dice che dobbiamo essere noi a decidere. Spetta a noi l'ultima parola. Ma che cosa serve? A parte rendere Marie più triste. Se fosse la mia di madre, di certo vorrei sapere cosa le è successo. Secondo me, lei non lo vuole sapere. Jacob. Ti ho chiamata e ti ho anche lasciato 3 messaggi in segreteria. Non l'ascolto mai. Avere una segreteria ha senso se la si ascolta quando qualcuno lascia un messaggio. Già, infatti è così che funziona. Una persona lascia un messaggio, un'altra persona lo ascolta e richiama il prima possibile. Così tutto ha un senso. Marie, abbiamo ricevuto una telefonata da Norlund, da un ospedale del posto. Tua madre ha avuto un incidente molto grave. E? Vuoi dire che è morta? Marie. I terapisti mi hanno detto di non simulare sentimenti che non provo. Ha avuto un'emorragia, ma sono riusciti a fermarla. Ottimo. Il vero problema è che l'incidente le ha provocato una grave amnesia. Esistono almeno 3 episodi del dottor House su casi simili. Presto le passerà. Forse, ma per ora non sembra. I dottori credono che farti parlare con lei potrebbe aiutarla. Marie, che cosa vuoi fare? Controllare se c'è ancora dell'arrosto. Hai sentito quello che ti abbiamo appena detto? A quanto pare è in buone mani. Sta ricevendo le migliori cure mediche. Tra l'altro sono sicurissima che non abbia alcuna intenzione di ricordarsi di me. Ha dimenticato la sua vita. Tanto meglio per lei. E se non c'è dell'arrosto, allora mi mangerò del pollo. Ho spento la luce per farcelo credere. In fondo ha ragione. Sua madre è in buone mani. Cosa pensi che possa fare? Potrebbe stare con lei. Al momento non sa neanche di avere una figlia. Allora glielo ricorderemo. Eravamo d'accordo che questa fosse la sua nuova vita, no? Lei merita di poter ricominciare da zero. Ne ha il diritto. Jacob... Senti, non spetta a noi prendere questa decisione. Noi non siamo i suoi genitori. E non lo saremo mai. E questo che cosa significa? Che dovremo lasciar perdere? Che sarà sempre sola al mondo? Thank you.
Di quando è? 1991. Perciò quanto tempo è passato? Io so perfettamente in che anno ci troviamo, è solo che... L'uomo della foto? Kurt. Kurt Nielebeck. Ha un bel aspetto. Ma noi due non stiamo più insieme? Ora non più. Cos'è successo? Suppongo che la vita vi abbia allontanati. Mi sta dicendo che c'è qualcun'altra? Il suo ex marito è impegnato con il lavoro e anche la figlia non mostra un grande interesse a rivedere sua madre. Insomma, che persone sono? Sono persone normali in condizioni molto particolari. Potresti parlare di nuovo con la madre affidataria? L'ho già fatto. Lei ci ha anche provato, ma... Che cosa potrebbe dirle? La polizia è venuta a trovarmi. A matematica abbiamo fatto l'analisi delle funzioni. Ad arte l'espressionismo, pallavolo a ginnastica e la seconda guerra mondiale nell'ora di storia. La Liven ha detto che dovrei farcela a prendere la sufficienza. Almeno finché continuo ad applicarmi. E il medico ha chiamato di nuovo? Ho già detto di no. Ma è stato così tremendo? Direi di sì, non credi? Altrimenti non sarei qui dai miei nuovi genitori. Ma chi può meritare di non avere più un'identità? Di non poter più essere se stesso? È vero. Scusa, non volevo essere così insensibile. Che cosa ha detto il dottore? Sta un po' meglio. E il dottore ha detto... che le indagini sull'incidente sono terminate. A quanto pare non c'erano segni di frenata e non aveva neanche la cintura allacciata. Capisci cosa voglio dire, Marie? Tua madre è uscita fuori strada di proposito. Non è stato un incidente, ma un tentato suicidio. Sì, questo l'avevo capito. Grazie mille. Non può essere tutto qui quello che hai da dirmi. No. Ci sono un mucchio di cose che vorrei dire. Per esempio che sono stanca di vedermi affibbiata la colpa di ogni cosa che succede. Ci hanno provato così tante volte. Nessuno dice che sia tua la colpa. E voglio anche dire che non sono affari miei. Ha scelto lei di salire su quell'auto e di non preoccuparsi delle conseguenze. Ma sai cosa c'è? Ormai non ho più niente a che fare con tutto questo. Ha intenzione di volare giù da una cavolo di strada? Beh, allora che lo faccia. Di sicuro avrà le sue dannate buone ragioni per farlo. Perché non vuole lasciarmi in pace? Ehi. Tesoro. Thank you.
Salve, sono Vibeke Berglund. Ho parlato con il dottor Brandstrup prima. Mia figlia vorrebbe vedere sua madre. Quando Brigitte e Kurt Nielebeck si sposarono, erano la coppia da sogno di Oslo. Tutti sapevano che insieme avrebbero fatto grandi cose e quando nacque Marie sembrarono raggiungere la perfezione. Ma poi che successe? E i primi anni andò tutto bene. Ma poi Marie si allontanò sempre di più da loro. Cominciò con piccoli furti, consumo di droga e arrivò a fare due rapine. Esasperando i suoi genitori. Totalmente. E Nielebeck divennero un caso per l'ufficio minori, una famiglia disfunzionale. Furono seguiti da terapisti, assistenti sociali. E quando arrivò la fine del matrimonio, l'ufficio minori seguì il desiderio di Marie di non essere affidata a nessuno dei due genitori. E così venne da noi. Lei ne conosce il motivo? Mio marito e io non possiamo avere figli, perciò... No, no, mi scusi, non intendevo questo. Perché una ragazzina di buona famiglia dovrebbe iniziare ad assumere droghe? Come mai una famiglia così perfetta è finita in questo modo? Sua figlia che le disse? Non ci raccontò niente. Diceva solo, voi non mi avrete. Io non esisto più. Forse è più simile alla madre di quanto non vorrebbe. Lei come sta adesso? Soffre di amnesia psicogena. Questa si manifesta quando la mente ci vuole proteggere da qualcosa di troppo doloroso da ricordare. Per alcune persone può essere talmente doloroso da indurle a non ricordare la propria identità. Marie, puoi venire con me? Non si rischia di agitarla troppo in questo modo? Un famoso collega una volta ha detto che è come se la coscienza avesse salpato l'ancora e fosse partita verso nuovi orizzonti. Questo significa che può tornare in sé? Marie sa che cosa può dire o non dire. Quello che stiamo cercando di ottenere è una reazione emotiva. Se se ne lascia andare una, si muove quella e l'ultima. Quelle in mezzo rimangono completamente ferme. Lei sa il perché? Le sfere metalliche vicine formano un'unità attraverso la quale viene trasmesso l'impulso cinetico alla sfera dell'altro capo. È come quando vengono buttati due sassi nell'acqua. Le onde si attraversano senza però influenzarsi. Neanche il dottore lo sapeva. Non serve poi a molto saperlo. Si sente bene? Le danno tutto ciò che le serve? Io immagino proprio di sì. Mi danno da bere e tre volte al giorno da mangiare. Un letto, un televisore e una bellissima stanza. I dottori si prendono cura di me. Le va di sedersi? Se signora chi si è, non si ha bisogno di molto. Mi hanno dato anche questo per coordinare meglio i due emisferi cerebrali. A quanto pare, i suoi due emisferi sono perfettamente coordinati. Allora dovrebbe vedermi giocare a Flipper. Lei è la prima persona che parla con me. Ovviamente esclusi medici ed infermieri. Lei mi conosce? Allora? Com'è andata, Marie? La dottoressa vuole sapere cosa hai provato. Che cosa volete ancora? Sono qui, no?
Le ho parlato, ma è come se avessi parlato con questo tavolo. Ma lei non è un tavolo. È tua madre. Credevo lo fossi tu adesso. Non so se voi due comprendiate veramente a fondo la situazione. Marie, le analisi del sangue di tua madre denunciano un lungo e sistematico consumo di alcol. Inoltre assumeva regolarmente psicofarmaci. Visto che ha tentato di togliersi la vita, deve essere stata veramente disperata. Questo l'avevo già capito. Ma comunque, lei non sembra ricordarsene e poi io non sono certo una psichiatra. Da un punto di vista medico non ci sono ragioni per trattenere la signora Nielebeck qui. Noi partiamo dal presupposto che prima o poi la memoria tornerà. Ma quando questo accadrà torneranno anche le sue paure e la sua disperazione, perciò sarà meglio che non stia da sola. No! Non mi ascolta nessuno. Io non lo farò. Fine. Ne ho già avuto abbastanza di tutta questa cavolata della terapia. Marie, guarda che nessuno ti... Basta! Io credo che qui nessuno ti costringa. In passato ho già parlato con persone come lei che mi hanno riempita di chiacchiere. Qualsiasi cosa mi dirà, se lo può scordare. Va bene. Nessuno può o vuole costringerti a fare qualcosa. Allora non c'è problema. Marie, non ci sarà comunque alcun problema. Però che cosa ci sarebbe di così tragico? Signora Nielebeck, ci sono delle importanti novità riguardo alla terapia che vorremmo intraprendere per farle tornare. La faremo parlare con sua figlia. Veramente ci ha già parlato questa mattina. Che cosa? Davvero? Conosco questa strada. Sono mai stata qui. Ci venivi in vacanza. Quando ero piccola, venivamo qui ogni estate. Abbiamo vissuto in questo posto? Soltanto in estate. Tieni, prendi. Grazie. Credi di essere in grado di portarlo? Ma certo. Thank you.
Faccio vedere dove sono le camere da letto. Allora, io ho sempre dormito qui, mentre mamma e papà in quella stanza. Venivamo spesso qui. Ogni estate. Venivamo qui ogni estate. La prego, lasci fare a me. Posso farlo anch'io? È stata una giornata lunga, è meglio che vada a riposare. Forse ha ragione lei. E per qualsiasi cosa, io sono qua. Grazie. Buonanotte. Sì, buonanotte. Cosa c'è ora? Non hai neanche provato a parlare con tua madre. La cosa non la ucciderà. È forte. Non lo è più ora. Cosa avrei dovuto dire? Cosa avrei dovuto dire? È mia madre, ma ha distrutto tutto. Fa come credi. No, adesso me lo dici. È lei che ha bisogno di aiuto e forse questa è l'occasione giusta. Chi lo dice? Madre Teresa. Qualsiasi cosa sia successa tra voi due, puoi tenertelo dentro per tutta la vita. Io ho fatto quello che potevo. Che cosa vuoi saperne tu? Infatti non ne so niente, visto che tu non vuoi parlare. Ma se ci tieni tanto ad essere la persona più scostante della Terra, non sarò io a fermarti.
fatto un sogno stanotte. Io e Maria eravamo in vacanza in una città sconosciuta. C'erano degli edifici altissimi, moderni, e delle scritte con gli ideogrammi asiatici. Forse era Hong Kong. Sono mai stata a Hong Kong. In ogni caso, eravamo in un mercato. Marie camminava appena davanti a me, andava a passo svelto. Cercavo di raggiungerla, ma lei andava ancora più svelta. Poi ho capito che non camminavamo insieme, ma che cercava di seminarmi. Così inizio a correre. E lei continua a camminare. Io correvo, ma non riuscivo comunque a raggiungerla. Il pavimento sotto i miei piedi era come acqua. E poi mi sono svegliata in un bagno di sudore. Jacob e io abbiamo provato per anni ad avere un bambino. Non c'era niente che desiderassimo di più di un figlio. Siamo stati da tutti i dottori possibili. Fisicamente era tutto a posto. Non sembravano esserci ragioni mediche. Mi dispiace tanto. Iniziamo a litigare, non potevamo continuare così. Stavamo per separarci. Ma non l'avete fatto? Siete rimasti insieme. Ha ancora il suo uomo. Com'è essere sua madre? Io non sono... Sì, lei lo è. Molto difficile, a volte quasi impossibile. Ma stupendo. E come ci si sente? Interiormente. Nuota molto bene. Una volta mi ha raccontato che qui stava più tempo in acqua che sulla spiaggia, che nuotava per ore e ore. Vi eravate anche inventate un segnale per quando era pronta la cena. A quel punto lei doveva portare l'asciugamano e Maria usciva dall'acqua. Non ce n'è bisogno. Di che cosa? A sentire lei sembra tutto talmente perfetto. Nei suoi racconti sembra che noi fossimo una famiglia veramente felice. È vero che io non ricordo niente, ma vedo come mi guarda. Nei suoi occhi c'è rimprovero nei miei confronti. Io vorrei ricordare. Anche se ho tanta paura di ricordare cose che a quanto pare non devono essere molto belle. Anch'io so ben poco. Lei non ci ha detto quasi nulla. Ma c'erano delle difficoltà? Sì, c'erano difficoltà, grosse difficoltà. In che cosa ho sbagliato? Me lo dica, la prego. Io so solo che, nonostante abbiate trascorso delle belle giornate al mare, lei, suo marito e Marie non ce l'avete fatta a restare uniti. Thank you.
fatto male. Ti esce sangue. Fa vedere. Non ha un bel aspetto. No, sto bene. Ci penso io, ci penso io. Ti do una mano. No, fallo fare a lei. Non è nulla di grave. Perché non vuoi lasciarti toccare da me? Che cosa ti ho fatto? Magari ti tornerà in mente. È per questo che siamo qui. Mamma. Marie, per favore. No! Ma io ho bisogno di te. Ti assicuro che non hai bisogno di nessuno oltre te stessa. Marie... Non mi toccare! Non ho intenzione di farti del male. Che cosa vuoi allora? Ricominciare tutto da capo? Io voglio sapere chi sono. Chi sono stata? Leggo, vado al cinema, fumo, sono una brava donna. E se non lo sei? Allora voglio almeno saperlo. Forse posso cambiare o forse no, ma per provarci devo ricordarmelo. Devi dirmi qualcosa. Questa è la nostra auto? Voi l'avete sempre chiamata carrozza. Perché una principessa si muove solo in carrozza. Appena arrivavamo qui usavamo solo questa. Andavamo sempre a Norrköping. Papà guidava, tu stavi seduta davanti e io dietro. C'era un'altra bambina. Ula, la figlia di Brunevald. A Norrköping c'era un parco giochi. Ci andavamo spesso. C'erano delle nuvole rose. Che sciocchezza. Lo zucchero filato, Rosa. Ah, davvero? Papà lo vinceva al tiro a segno, così tutti ne avevamo un po'. Una volta si è impegnato così tanto che è caduto all'indietro. Tornando a casa abbiamo riso tutti talmente tanto che avevamo le lacrime agli occhi. Eravamo felici, vero? Sì. Eravamo felici allora. Ora ti ho raccontato questo. E se vuoi posso raccontarti molte altre cose, tante belle storielle che non fanno che spiegare quanto fossimo dannatamente felici. Marie, ti prego. Dimmi cos'è successo. Marie! Come posso ricordare cos'è successo se tu non fai nient'altro che questi vaghi accenni? Mi hai raccontato del parco giochi, ora dimmi anche il resto. Il resto non è tanto. Avete rovinato tutte le cose belle della nostra vita. Hai detto di volermi aiutare, ma non fai che dirmi frasi come certe cose preferiresti non saperle, poi di nuovo che eravamo felici e intanto mi guardi come se ti avessi portato via la vita. Forse perché è così. Dimmi una volta per tutte che cosa ti ho fatto, Marie. Oppure me lo dica lei, visto che è venuta fin qui. Sono venuta a dirvi che è pronto da mangiare. Inoltre, voglio molto bene a Marie e credo che questa storia sia importante per entrambi. Ma a che cosa serve tutto questo? I dottori dicono che ci vorrà del tempo e che è un bene che ci sia qualcuno a farle compagnia. Oltre Marie non ha nessuno al mondo. Cos'è tutta questa saggezza? Tranquilla, sono venuta a dirti che domani si torna a casa.
Che vuol dire? Perché fai così? Marie, se sei venuta qui per fare accenni oscuri sul tuo passato, allora stiamo soltanto perdendo tempo. Gentile da parte sua farmi sapere che sono completamente sola al mondo. Lo dicevano i dottori. Ma c'è Marie. E ci sono anche io. Già. Mia figlia che non fa che trattarmi come se fossi un mostro. E lei che non solo aiuta una donna che non conosce, ma crede che tutto possa tornare come prima. Credi che sia facile per me vedervi così? Vedere la confidenza con cui vi rivolgete l'una all'altra? Sapere che lei è riuscita dove invece io ho fallito? Ma io... Io non sono sua madre. Tu sei sua madre. Sono passati più di 2 anni. 2 anni, 3 mesi e 1 giorno. Gli adulti pensano che i giovani non sappiano cosa sia l'amore. Invece è l'esatto contrario. Da giovani si sa perfettamente che cos'è. Sono gli adulti che se lo dimenticano. Quando io l'ho conosciuto, i miei hanno giocato a fare i tolleranti. In fondo non ero una bambina. Ma state attenti, diceva sempre mamma. Noi non siamo stati attenti. Non volevamo neanche essere. Ci volevamo solo amare, capisci? Così rimasi incinta e scoppiò l'inferno. Hai 14 anni. Non puoi certo rovinarti la vita con un bambino. Furono le sue parole. E poi? Io ero sconvolta. Avevo 14 anni. E dovevo decidere. Ma non ero in grado di farlo. Io volevo... Volevo avere il mio bambino. Ma lei era così tremendamente forte. E a un certo punto non ce l'ho fatta più. Così iniziai a fare uso di droghe. E poi a fare tutte quelle cose che si fanno quando ti servono i soldi per la droga. Io divenni un problema e i problemi loro li risolvevano pagando. Mandandomi sempre in cliniche costose. Meglio se lontane.
La cosa importante era non trascurare mai i loro impegni. Ma a noi hanno detto che i tuoi genitori hanno provato a fare qualsiasi cosa per aiutarti. Certo. Come ad esempio attaccarmi in continuazione, mentre litigavano fra di loro minacciando di separarsi. Però non deve essere stato facile per loro. Già. Soprattutto perché avevano come unica preoccupazione che la loro vita non subisse danni. Buongiorno. Buongiorno. Perché lo so fare? Ma come l'ho imparato? Da tuo padre. Ha un'auto-officina tra le montagne. Sei cresciuta in mezzo ai motori. So farlo, però non mi ricordo quando l'ho imparato. Forse perché non hai ancora bevuto un caffè. Grazie. Sì, sì, dici sempre così. Giusto perché si tratta di Durban e non di Kapstadt o Johannesburg. Soltanto Durban, la numero 3. Life, perché non ho più 30 anni? Come la vedi se partecipo a un bando di gara per l'opera di Durban? Appunto. Sì. Kurt Nielebeck, salve. Allora fa del tuo meglio per chiarire la situazione. Sì. Va bene, a dopo. Cosa? Sì, fino a domani mattina. Bene. Mi ha telefonato lei? Sì. Wiebeck e Berglund, salve. La credevo più giovane. Di solito i genitori affidatari lo sono, o sbaglio? È un vero piacere. Sì, certo. Allora, dove sono? Sei stata tu ad insegnarmi. Sul serio? Te l'ho insegnato io? No. Te lo racconto solo per divertirmi, visto che tu non ti ricordi più niente. Qui ogni anno costruivamo un castello di sabbia. Esattamente qui.
Quando il castello era finito, papà prendeva lo sgabello piccolo, quello davanti al camino. Ci posavate sopra la coperta rossa e lo posizionavate nel castello. Io ero la principessa. Mi sedevo sul mio trono e con un bastone vi nominavo miei cavalieri. Voi vi inginocchiavate e poi mi giuravate fedeltà eterna. Lo facevate praticamente sempre. Giuro eterna fedeltà. Lascia perdere. Quando è diventato così terribile vivere con noi? All'improvviso non siamo più venuti qui. Da un momento all'altro non c'era più il tempo. Papà doveva costruire le sue case, tu dovevi vendere le tue macchine e ogni anno c'erano sempre più macchine e più case. Fino a diventare più importanti di me. Mi dispiace, tesoro. La nostra vita non era un'eterna estate. Dovrebbero arrivare a momenti. Sono venuto qui da Sudafrica. Ho spostato vari appuntamenti a Londra per arrivare il prima possibile. Sono venuto direttamente dall'aeroporto. Non l'ho deciso io che la mia coincidenza ripartisse alle 19. Signor Nielebeck, la sua ex moglie ha tentato il suicidio. È un paese libero, no? La stessa cosa che ha detto Marie. Vi assomigliate davvero molto. Credo che abbia preso da entrambi. Vista la sua irreperibilità, è dovuta andare Marie da sua madre per poi scoprire che non si ricordava di avere una figlia. Non si è persa poi tanto. Se la pensa davvero così, allora è meglio che riparta subito, senza aspettare che tornino. Con quale diritto crede di potermi dare dei consigli? Lo vuole sapere? Io mi occupo di sua figlia perché lei non ne è stato capace. E mi occupo anche della sua ex moglie perché a lei mancano il tempo e la voglia. Ma è della sua famiglia che stiamo parlando. Quindi che rientri nella sua tabella di marcia o no, loro due le appartengono. Perciò, lei parlerà con loro. Parlare. Ho passato svariati anni della mia vita a parlare. Con Marie, con Brigitta, con i terapisti, con gli assistenti sociali. Alla fine anche con avvocati e giudici civili. E a cosa ha portato? Ad avere una figlia che vive con degli sconosciuti che ora chiama mamma e papà, magari. Ecco a cosa ha portato. E questo schifo di situazione continua sempre a rincorrermi. Webeck e Jacob. Che cosa? Non ci chiama mamma e papà. Ci chiama Webeck e Jacob. È lui? Sì, quello è papà. È un po' invecchiato. La psicologa dell'ospedale mi ha fatto vedere una foto del matrimonio. Puoi rimanere con me? Ti prego. D'accordo. Ciao, Marie. Ciao.
Ciao. Ciao. Ti ricordi di me? Mi riconosci? So che lei è... che tu sei Kurt. Ti faccio vedere una cosa. Questo riesci ancora a farlo? Faccio automaticamente le cose in modo giusto. Alla clinica la chiamavano memoria processuale. Cose come lavare i denti. Adesso prova ad accenderla. Fa un bel rumore. Avranno bisogno di tempo. Non ti preoccupare. Ci riusciranno. Torna dentro, dai. Quando Marie venne affidata, noi com'eravamo? Com'eravamo? Arrabbiati, tristi, confusi, disperati. Per noi fu come un lutto. Peggio. Da qualche parte c'era la nostra bambina, che però non era più la nostra bambina. È stato come se ci avessero strappato qualcosa. Una ferita inguaribile. Sembrava tutto inutile. E cosa abbiamo fatto? Ci abbiamo provato. Almeno all'inizio. Siamo andati in terapia di coppia. Ma non facevamo che litigare. Per questo ci siamo separati. Ci siamo separati per poter riuscire ad andare avanti. Bevevamo entrambi. Poi tu hai cominciato con le pasticche. Ti ho anche picchiata 3 volte. Nessuno dei due avrebbe resistito se fossimo rimasti insieme. Ma all'inizio dobbiamo esserci amati. È vero. All'inizio ci amavamo tanto. Tu prima hai detto che non era più la nostra bambina. Ma se invece tornasse ad esserlo? Brigitta, non è questo ciò che vuole. E non lo voglio nemmeno io. Questa non è più una soluzione. Scusate, ho trovato solamente le forchette grandi. Non preoccuparti. Ne vuole? Anche per te, Marie? E adesso? Quanto durerà questa storia? Noi rimarremo tutto il fine settimana. Dopodiché Marie tornerà a scuola e io al lavoro. E tu? Ho già parlato con una signora che, a quanto pare, prima era la mia segretaria. Anna Rollerstein. Esatto. Lei può venire ad abitare a casa mia per qualche tempo. Sembra molto gentile. 2 volte a settimana ho appuntamento con la psicologa della clinica. Farò degli esercizi che mi aiuteranno. Certo, ti aiuteranno di sicuro. Tu quando tornerai? Io non ho intenzione di tornare. Beh, forse dovresti. Marie, devi capire che per me è impossibile. Tu credi che tutto questo non ti riguardi più, vero? Esattamente. La mia vita nel frattempo è andata avanti. Volevo soltanto mettere in chiaro...
che il famoso Kurt Nielebeck se la dà a gambe quando le cose si fanno difficili. Sai che c'è? Pensa pure quello che ti pare. È la cosa che ti riesce meglio. È il numero sul quale mi potrà contattare nei prossimi giorni. Credevo che non le importasse molto. Per ciò che riguarda Brigitte, ma Maria è mia figlia, al di là di come la pensa. Lei è troppo duro. Già, già. Le persone cambiano. Come sua moglie, intende dire. Esattamente. Ho parlato con quel medico, il dottor Brandstrup. Brandstrup. È uguale. È molto sorpreso che Brigitte non sia ancora riuscita a ricordare nulla. O forse dovremmo dire che finge di non ricordare. Come? Un'amnesia totale transitoria dura solitamente 24 ore. Al massimo può arrivare a 48. Una di 120 ore. Il mondo della medicina non l'aveva mai vista prima d'ora. Bisognava aspettare l'arrivo di Brigitte Nielebeck. Che cosa sta cercando di dirmi esattamente? Nulla. Credo che fosse veramente disperata. Ma che cosa desiderava? Cosa voleva più di qualsiasi altra cosa? Voleva che sua figlia tornasse da lei. Ed è quello che ha ottenuto. Brigitte Nielebeck ha avuto di nuovo quello che voleva. In bocca al lupo. Puoi dare una mano? Vuoi fare una grigliata con noi? Grazie. Grazie. Lo era anche prima. Perché, com'è? Testardo. Un pezzo di metallo che non si piega. Pensa che oggi sembrava quasi gentile. Ti sembrava quasi gentile? Ti serve qualcos'altro? Thank you.
smesso solo un'ora fa. Non ha fatto altro che diluviare. Qui è ancora bello. Anche se ora si stanno volando. Jacob, che ci faccio qui? Sei lì per lei. Ti ricordi quando... quando è venuta da noi? Si vedeva fin da subito quanto fosse coraggiosa. Neanche per un attimo ha lasciato intendere quanto fosse difficile per lei. Sì, è vero. Ci siamo affacciati alla finestra. Sta arrivando nostra figlia, hai detto tu. Me lo ricordo. L'avevo desiderata così tanto. Quando si ama, si ha paura di perdere tutto. Ma io la sto aiutando a fare pace con sua madre. Se la ami davvero, sarai capace di lasciarla andare. Tu dici? Ne sono certo. Jacob. E se dovessi tornare senza di lei? Questo non accadrà. E se accadesse? Tesoro. Inizia a piovere anche qui. Torno dentro. Ciao. Io sono Brigitta Nielebeck. Preparo la colazione. Va bene. Aspetta, aspetta, aspetta! Sta arrivando! Questo l'ho capito, ma mi serve il suo numero, è importante.
Signora Wernerstrom, sappiamo bene che è stata più di una segretaria per mio marito. Ci sono stati momenti in cui non è stato semplice per me, ma adesso la prego, gli dica che l'ho chiamato, lo faccia per nostra figlia. Da quando? Wiebeke. Buongiorno. Ho chiesto da quando. Ho pensato che sarebbe stato meglio parlare di nuovo con Kurt. Da ieri notte mi spiace. All'inizio erano solo frammenti di ricordi che piano piano sono diventati un'immagine unica. Ho pensato che un modo per tenerla qui fosse quello di convincerla che ho bisogno di lei. Ti è riuscito piuttosto bene. Prendi la tua roba. Wiebeke, che ti prego. Maria e io ti lasceremo in stazione. Sono sicura che riuscirai a cavartela molto bene. Ma noi abbiamo finalmente l'occasione di stare di nuovo insieme. Di tutte le persone che incontri nella vita, alcune ti sono indifferenti, alcune le apprezzi, un paio magari le ami, ma sono tutte altre persone. Finché non hai un bambino tuo, quello resta per sempre un pezzo di te. Allora perché avete lasciato che si allontanasse da voi? Perché è successa una cosa che le ha dato il diritto di allontanarsi. E se non te l'ha detto lei, allora non lo farò di certo io. E adesso? 2 giorni. 48 ore. Questo è tutto quello che ti chiedo. Dovrei mentire per te. Dopo sarà tua per sempre. Brigitte. Una persona non appartiene a nessuno. Non ti chiedo molto, soltanto 2 giorni. Solo che per altri 2 giorni sia ancora mia figlia. Siete qui. Se vogliamo andare a Norrköping ci dobbiamo sbrigare. Facciamo colazione? La preparo subito. Cosa che riconosci? Il posto mi sembra familiare. Venivamo ogni estate. Cosa ci devo fare? Ricordare. Mi dispiace, non ci riesco proprio. Non possiamo semplicemente andare sulla giostra. Pensaci. Che cosa facevi qui? Zuccheri filati, per favore. Grazie. Ho le dita tutte appiccicate.
sì. D'accordo. Devo ammettere che non hai avuto paura sulle montagne sì. russe. Lo stesso non si può dire di te. No, ma quando è andato giù in quel modo... Cavolo, sembrava che stessimo precipitando. Il pezzo che mi è piaciuto di più è stato quello sugli elicotteri, sai, dove c'era quella vista stupenda davanti. Beh, sono d'accordo. Quando eri sulla barchetta, dietro di te, è salito un signore e a un certo punto... gli è arrivata tutta l'acqua addosso, avresti dovuto vederlo. Aspettate, aspettate. Ha telefonato Kurt. Sta tornando indietro, tra un'ora dovrebbe essere qui. Ah, adesso vuole tornare. E che cosa vuole? Rovinare tutto come sempre? Credo che anche lui abbia il diritto di stare con sua figlia. Ha detto lui stesso di non essere più interessato. La cosa non mi riguarda, ha detto. E quando ero in clinica, dov'era? È pur sempre suo padre, no? Se n'è andato perché i suoi affari sono più importanti di tutto il resto. Eva Wennerstrom l'ha coperto di nuovo, esattamente come ha fatto in tutti questi anni, in cui fingeva davanti a tutto il mondo che lei fosse soltanto la sua segretaria. Da quando ricordi? Ho ricordato il suo nome all'improvviso. Devi dirmelo. Non lo so, è tornato tutto così a frammenti. Da quando? Te lo volevo dire, ma... Quando me lo volevi dire, eh? Tra un anno, forse! Avevo paura. Paura di che cosa? Che le tue bugie non bastassero più? No, avevo paura che te ne andassi e che non ti importasse di nuovo più nulla di me. Che mi lasciassi percepire la tua indifferenza. Ci puoi proprio scommettere che non me ne importa nulla. Marie, tu non sai com'è quando non si ha più nessuno, quando la tua vita va in mille pezzi, quando si sgretola piano piano davanti ai tuoi stessi occhi, quando di notte spingi il cuscino contro la pancia perché ti vuoi ricordare del tuo bambino, ma il giorno dopo è soltanto uno stupido cuscino. E non sai com'è quando è tutto buio e vuoto e accanto a te non c'è più nessuno. È l'unica cosa che dà senso alla tua vita, è il pensiero di metterle fine una volta per tutte. Sì, è vero. Questo non lo so. Ma con il cuscino io ho fatto la stessa cosa. Marie! Aspetta! Aspetta, Marie! Che stai facendo? La borsa. Che cosa significa? Che me ne vado. Da sola. Ma io... Tu lo sapevi. Non sei migliore di lei. Pensavo fosse giusto non dirlo. Infatti, adesso sa di nuovo mentire, sa di nuovo chi è. Brigitta Nielebeck è tornata. Dimmi cosa è successo realmente. La cosa importante è sapere cosa è successo, vero? Termine quello che non le è riuscito l'altra volta. Vieni. Ti prego, devi raccontarmi che cosa è successo. Non ha cercato di uccidersi in un posto qualsiasi. E cioè... Aveva preso appuntamento con la clinica. Io le dissi di sì. Perché non ne potevo più. Ma in realtà ho sempre voluto tenere il mio bambino. Io non volevo che venisse tolto di mezzo in quel modo. Allora telefonai a Tom. Gli chiesi di aiutarmi. Lo pregai di venire. Stava venendo da me. Da noi. Ma non arrivò mai.
Più tardi mi dissero che stava guidando troppo velocemente. Ma loro non sapevano che in realtà correva per salvare il suo bambino. La macchina è volata dritta giù dalla curva. Quella notte sono morte 2 persone. Oh, santo cielo! Non puoi credere che i tuoi genitori volessero che il tuo ragazzo morisse! No, no, è ovvio! Per quale motivo credi che voglia fare lo stesso? Forse per farsi perdonare. No, ti vuole dimostrare qualcosa. Vuole lasciarti il messaggio che ti ama più della sua stessa vita. Sì? Papà, ascoltami, per favore. Che succede? Tu sei l'unico che è ancora in grado di fare qualcosa. Ci devi aiutare. D'accordo, è il tempo di arrivare. Tanto freddo. Tra poco ti riscalderai. Sarebbe stato meglio se io l'avessi fatto. Quando stavi aspettando il tuo bambino, non sapevo più che cosa fare. Non vogliamo perdere anche te, mamma. Certo che no. Io rimarrò insieme a loro. Vibeke e Jacob mi vogliono bene. D'accordo. Se preferisci così. Ma ci vedremo spesso. Quando volete. Verrete a trovarmi e così staremo tutti insieme. Sì. Sì, faremo così. Andiamo a casa.